prego, basta. Vi prego, basta. Basta, basta, per favore, ragazzi. Le partite così non le posso più vedere. È 1-1 all'Old Trafford. Possiamo giocare per lo 0-0. No. No. Però abbiamo tirato 10 volte in porta. Siamo stati pericolosi. Ci hanno annullato 2 gol. Non conta un cazzo. Cioè, se volevate sapere la notizia del secolo, non conta un cazzo. La Juventus perde 3-2 col Porto, vince 3-2 col Porto, andando fuori, e vincendo 2-1 nei tempi regolamentari, vincendo 3-2 poi supplementari. Ma la Juventus ha tirato 26 volte in porta. Non conta un cazzo. Cioè, ve lo devo ripetere che non conta un cazzo? Che noi con 10 tiri in porta non abbiamo fatto più di un gol. Partenza stile Roma-Milan. Partenza illusiva come sempre per tutti i nostri tifosi. Si fanno 2 gol, tutti e 2 annullati. Il primo palese, il secondo diciamo che l'hanno visto solo loro, però non ci si può attaccare a questi episodi. Poi è gestita benissimo, loro sbagliano tanti passaggi, se ne sbagliano noi, ma comunque siamo più pericolosi di tutti. Gli si concede un centimetro, trovano un errore che se io fossi Maguire a questo momento avrei preso di mia spontanea volontà il tunnel degli spogliatoi. Sarei andato dal presidente e ho detto: ascoltate, vendetemi al Barley, a che cazzo di squadre ci hanno, a Rotterdam, vendetemi, perché non posso giocare nel Manchester United. Cioè, fossi stato lui, avendo sbagliato quel gol. Continua il solito giochino, prendiamo il gol del 1-0. Ovviamente, come sempre, torniamo con la testa staccatissima, si prende il gol del 1-0, dormita generale. Stesso gol che è successo in Milan-Udinese. Dinamica diversa, ma il concetto è sempre uguale. Palla che l'MLM se ne va verso la porta. Intervengo io? No, intervieni tu. Io, mia. Sembrano i cazzo di gabbiani di Nemo. Mio. Arriva quello, ping, e te la mette in porta. Ragazzi, cazzo. Difensivamente, ragazzi, siamo stati validi per gran parte della partita, ma gli abbiamo concesso 3 occasioni, perché noi siamo così. Noi siamo dicotomici, non abbiamo una via di mezzo, una via dove si rendono pericolosini. No, noi siamo proprio o bianco o nero. Noi siamo o loro l'azione non la fanno perché la blocchiamo a priori nei tre quarti, rubandogli il pallone, o li facciamo arrivare in porta. Non esiste mai una via di mezzo. Noi siamo sempre così. Seconda occasione che hanno, la buttano dentro. Terza occasione, James anche lì, probabilmente di aver confuso le reti delle tribune con le reti della porta, sebbene una sia verde e l'altra bianca. Miracolati. Attacchi. Non trovi niente. Che sì, c'è una palla, basta. Era più facile del gol che gli hanno annullato. Niente, ha zappato, non so che cazzo ha fatto. Tu sai che il portiere si è fatto buttarsi e mettere in angolo. Piccolo punto sul gol. Sapete, da persona che guarda il Milan da sempre, cosa sarebbe successo a parti invertite se quella punizione di Bruno Fernandes l'avesse avuta che sì, o Tonali, o Çalhanoğlu, chi c'è? Sarebbe andata esattamente così. Battuta, palla di qua, poi palla di là, poi palla avanti. Se non è fuori gioco, palla indietro. Cambio di gioco, guardiamo un po' cosa fare. Palla avanti, palla indietro, cambio di gioco, palla in mezzo laterale. Sarebbe successo questo a parte invertite. Ci scommetto quello che volete. Loro hanno visto l'uomo libero, hanno messo la palla e hanno trovato con 2 tocchi il gol. Cosa che a noi costantemente manca. Sempre, ragazzi, ormai è una costante.
è una costante. Noi il gol ce lo dobbiamo sudare. E riprendere la partita al 90esimo non significa che hai giocato una grande partita. Sì, abbiamo giocato meglio di loro, ma non abbiamo giocato a sufficienza, perché guardate il risultato. Contano i numeri? Contano i numeri. Conta che sul tabellino c'è scritto 1-1. Conta che a Milano se finisce 2-2 sei fuori. Conta quello, contano i numeri. Che poi abbiamo giocato meglio di altre partite, siamo d'accordo. Siamo d'accordo, ragazzi. Tipo che abbiamo giocato meglio questa rispetto al derby, non c'è neanche paragone, perché penso che sia stata proprio la prima giocata peggio tra le peggio in tutta la stagione, perché anche quella con l'Udinese non scherza, solo che c'è un grosso livello tecnico tra l'Udinese e l'Inter, e non sto neanche a spiegarvi perché penso lo sappiate già da voi. Ragazzi, la faccenda è questa. Cioè, questa partita a cose normali la vinci? Un gol l'avrebbero fatto, comunque sia, se non quello, quello sul calcio d'angolo, 3-1. Questa è una partita che, per dire, oggi abbiamo fatto una grande prestazione, doveva finire 3-1. Perché ricordate che la persona che otterrà qualcosa dalla vita è quella che non si accontenta mai. Una buona prestazione è quella di Verona, ad esempio. Comunque dovuta a un gol iniziale dovuto ad un errore degli avversari, perché alla fine tanti gol che facciamo sono frutto di errori degli avversari. Guardate con la Roma, un rigore regalato non dall'arbitro ma dal difensore e un rinvio sui piedi. Pareggio con l'Udinese, rigore che io penso che neanche un cestista sarebbe saltato così per prendere quella palla. Cioè, ragazzi, ci rendiamo conto che non possiamo affidarci agli eroi degli avversari? Questa partita finiva 3-1. Dicevo, sì, abbiamo fatto una buona prestazione, giochiamoci tranquillamente a Milano. Invece no, ragazzi, no. Tutto in stand-by qui. Tutto in stand-by, perché se sti qua fanno 2 gol, ne devi fare 4. Scusate, 3. Pardon, 3. E piccolo appunto su Saelemaekers, ragazzi. Io da gennaio che ce l'ho con Saelemaekers. Io non so dove faccio le post partite del Milan. Da gennaio ho cominciato a parlarne un po' di più. Da gennaio che dico che Maldini dovrebbe... Vorrei far arrivare questi video a Maldini. E se non riesce a vederlo da solo, gli do una mano. Che Saelemaekers, ragazzi, è un giocatore mediocrissimo. Che Saelemaekers potrebbe fare la sua... figuretta, neanche figura, figuretta, forse la Sampdoria, forse. E che nel Milan Saelemaekers mi ricorda molto gente come Menes, come Cerci. L'unica differenza con loro è che ogni tanto la partita buona ce l'ha, ma quando fa cacare siamo a quei livelli. Oggi si prende una munizione gratuita, fa un fallo sciocco e ne fa un altro topo. Bastava difendere la palla col... cioè, non difende la palla, passava a tenere l'avversario lontano dalla porta. L'avversario era spalle alla porta, con tutta la difesa piazzata. Lui è andato a far fallo al limite dell'area. Perché? Oltre che rischi il cartellino rosso, ma quelli sono dettagli che ormai ne ha già presi 3 o 4 da quando è arrivato al Milan. Perché vai a rischiare così? Per quale motivo? Tieni il corpo e se la scarica avanzi. Cioè, ma i pulcini ci arrivano. Tu se ne mai che ti giochi nel Milan non ci arrivi. Io faccio il solito appunto, Saelemaekers, per favore, datelo via. Poi, quando arriva una partita, ragazzi, che ha l'intuizione, tipo quella con la Roma, che ha fatto un assist perfetto per Rebic, gli si batte le mani, ma non è che se una persona gioca 2 partite bene e 5 male, è una persona d'oro. Se giochi 2 partite bene e 5 male, sei comunque una persona che io cercherei qualcun altro al suo posto, a dire la verità. Oggi non possiamo neanche attaccare al capitolo assenze, perché oggi è vero che ci mancava Teo, Cianoglu, Romagnoli, Rebic, Zlatan e Bennacer, e mi sembra di averli nominati tutti, e si è rotto anche Calabria dopo. Non rimancava Cavani, Rashford e De Gea. E sicuramente gli mancava anche qualcun altro, ma già il fatto che mancassero Cavani, Rashford e De Gea, e che Rashford ci sarà al ritorno, perché Rashford ci sarà,
io mi guarderei un attimo, ragazzi. Buona prestazione di che sì. Adesso passiamo un attimo alle note positive, perché ragazzi, sputare merda poi dopo è troppo disfattista come cosa. Mi è piaciuto che sì, molto. Mi è piaciuto Meite. È la prima volta, ragazzi, da gennaio che dico stasera mi è piaciuto Meite, perché ha fatto molto lavoro sporco a centrocampo e sono saputi prendere, tranne in occasione del gol, Bruno Fernandes, vabbè, occasione del gol era una palla inattiva, diciamo, quindi è un discorso a parte. Però Bruno Fernandes mai pericolosissimo, che è il loro fulcro di gioco nel, diciamo, a palla in movimento, ecco. Non mi è piaciuto Leao, vabbè, che ha trovato il gol, però un po' d'occhio per il fuorigioco poteva averlo. Bene a sprazzi Brahim Diaz, benissimo Calabria, a parte che si perde sull'occasione, sull'occasione che ha avuto e poi se stesso rimedia con James. Ragazzi, Calabria mi sta veramente piacendo. Gigio poteva uscire sul gol, Gigio poteva tranquillamente uscire sul gol, però ragazzi, queste partite non le vinci tanto coi piedi quanto con la testa, con la testa. Poi, ripeto, 2 mesi fa questa partita l'avremmo strapersa. Abbiamo ultimamente acquistato un po' di carattere. Il problema è che però domenica c'è il Napoli. Siccome ci piace molto giocare partite d'Europa in mezzo a partite facili, c'è il Napoli e poi ci sono di nuovo loro, quindi stanno dispendendo di energie veramente grosso. E noi non abbiamo la panchina lunga, e questo lo sapete. Detto questo, l'analisi della partita era questa. Ripeto, il risultato non salva la prestazione. Se ti chiami Parma, sì. Perché se ti chiami Parma con i giocatori che hai, con tutto rispetto, pareggi 1-1 col Bologna, devi lottare per la salvezza, non importa come hai giocato, ma l'importante è il risultato. Qui, se ti chiami Milan, che sia anche Real Madrid questo o il Bayern Monaco, non sei giustificabile. Perché una squadra come il Milan non si può far surclassare. E oggi, nell'unico momento in cui ci hanno surclassato, hanno trovato gol. E quando surclassiamo noi, spesso e volentieri, non si fa niente. Detto questo, lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Piccoli aggiornamenti. Ci vediamo a mezzanotte su Twitch, perché continuerà il colpo dell'apocalisse su GTA Online. Quindi ragazzi, per chi non avesse il mio account Twitch, aprite il video scorso della Weekend League, trovate l'indirizzo e tutto quanto. Mentre è uscito il video della Weekend League ieri, Weekend League che si giocherà anche questo fine settimana, sempre live su Twitch, e poi verrà recap, e altri video tipo carriera allenatore col Milan in arrivo, quindi stay tuned, come si dice. E adesso andiamo a vedere a Roma, va.